amici tutti, benvenuti a questa 45esima edizione del Social Giornale un po' natalizia in compagnia del nostro amico Davide Bozzi. Buongiorno social spettatori. Non so se avete notato il mio abbigliamento natalizio, ho portato l'albero. Davide, devi impegnarti. Devi sempre farmi il fondo da quello che non faccio. Non so, io sono natalizio. Ma invece ti sorprenderò, perché questa settimana, precisamente domenica scorsa, ho intervistato i Surut Humana che erano qui a suonare in opificio. Cosa c'entra con il Natale? Beh, hanno fatto divertire un sacco di bambini, hanno portato atmosfera natalizia insieme a me. Allora vediamo questo servizio. Com'è andata? È andata alla grande davvero, proprio l'atmosfera magica dell'opificio unita all'atmosfera magica del Natale, unita all'atmosfera magica delle musiche vostre, delle loro musiche. E nostre musiche, quindi delle canzoni del Surut Humana unite alla magia che solo i bambini sanno portare. Opificio Zappa ha portato i bambini. Beh Davide, se lo scopo era far divertire i bambini, ci siamo riusciti? Sicuro, perché il Surut Humana veramente sono coinvolgenti e attivi, soprattutto Giamba che salutiamo. L'atmosfera del Natale la si respirava grazie agli addobbi di Minozio, del Chicco, di tutti gli associati. E dei mercatini di Natale che sono cominciati il 4 dicembre. Terranno compagnia tutti i weekend di dicembre, aperti dalle 10 alle 8 di sera e anche questo 8 di dicembre. Ma parlando sempre di weekend, bravo, mi hai anticipato. Esattamente, Bremawood, Maurizio Bresesti sarà qui il 18 dicembre per questo laboratorio artigianale a cui sono invitati tutti i bambini e che ho intervistato. Dunque, vediamo cosa ci ha spiegato il servizio. Ciao a tutti, in realtà non vorrei fare niente, perché vorrei che fossero i bambini con i loro genitori che con il mio supporto, con la mia professionalità riescano a realizzare questa bellissima sedia in maniera che i bambini possano utilizzarla a casa propria e possano avere un ricordo di una giornata di alcune ore passate con me, ma soprattutto con il proprio genitore, madre o padre lo stesso, o anche fratello maggiore, perché per l'amor di Dio non discriminiamo nessuno, maggiore. Anche due padri in modo che possano portarsi a casa la loro bella sedia, la loro bella creatura, come le chiamo io le cose che realizzo io, per ricordarsi di una giornata speciale. Ringraziamo Bresesti, aspettiamo tutti i bambini, ma adesso ci spostiamo a Palazzo Mainoni. Parliamo di politica. Esatto. Raccontaci un po' politica natalizia. Insomma, eravamo in consiglio comunale settimana scorsa. Abbiamo sentito il consigliere Ghioni un po' caldo su un argomento che è il castello di Pomeni. Non è andata giù, consigliere Ghioni. È questa questione e si chiama sempre giù tutto. Vabbè, ma anche Zoffi ha dato qualche input. Zoffi era veramente caldo. Sai cosa ho fatto io, Davide? Ho fatto un mischione tra PD e Lega Nord. È uscito questo bellissimo servizio sul castello di Pomedio. Eccoci social spettatori, mi trovo davanti al castello di Pomedio. Con stupore abbiamo constatato che PD e Lega Nord sono in sintonia, ovvero credono che debba esserci un vero progetto culturale dietro alla riqualifica del castello di Pomedio. Siamo veramente contenti che l'amministrazione si stia muovendo in questa direzione della riqualifica, ma aspettiamo ora il progetto culturale. Non mancate le visite con l'architetto Marini. Dunque adesso vado un po' a vedere a che punto sono i lavori e vi terrò aggiornati. A voi in studio! Finalmente abbiamo parlato di politica. Ma parliamo di quella sedia, Davide, che abbiamo un bellissimo editoriale di contenuto. Finalmente il direttore è uscito allo scoperto. Subito con voi! Enrico Iatti! Dopo la vittoria del no al referendum di domenica, come sappiamo ieri sera Matteo Renzi ha consegnato le proprie dimissioni al capo dello Stato. Questo determina la fine del governo Renzi, ma non determina la fine della legislatura. Come ci insegnano i nostri amici leghisti, ferrei difensori e portatori dei valori della Costituzione, infatti, il governo non viene eletto dai cittadini, bensì i cittadini eleggono la Camera, e il Senato, che danno poi la fiducia al governo. Di conseguenza a questo governo ne succederà un altro. Il problema qual è adesso? È trovare la maggioranza che lo sostenga. Verosimilmente il nostro capo dello Stato riuscirà solo a creare un governo transitorio che ci permetta però almeno di avere una legge elettorale che ci porti alle prossime elezioni e a concludere finalmente la legge finanziaria. Eccolo qua, finalmente l'avete visto anche voi, il nostro direttore ingegnere Nicoliatti, che ringraziamo. Ma adesso abbiamo. Per vedere che tempo ci sarà la festa delle imprese in Piazza del Mercato domenica, esatto. Sai cosa facciamo? Beh, lanciamo la bomba meteo, perché altrimenti faranno sempre attenta. Bomba meteo! Bomba meteo, buongiorno
socio spettatori. Oggi sono in compagnia della bellissima e simpaticissima Maddalena, che ci dirà le previsioni del tempo di questa settimana. Farà freddissimo, infatti ho la scorta di vin brulé nel mio termos. L'hai presa in piazza, giusto? Alla festa delle Bese, perché ricordiamo sarà l'11 dicembre. Ma insomma, socio spettatori, vorrei darvi un consiglio. Questa settimana sarà veramente una settimana polare, quindi portatevi dietro un bel termos se uscite di casa di tè, vin brulé o braulio, o in alternativa vi consiglierei di stare, viste le temperature polari, sotto al vostro piumone, sotto le coperte, non so se mi capite. Molto bene, soci spettatori, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima! Alla prossima! Tempo di saluti. Sono sempre triste. Vai Davide, allora salutiamo MacMore, molto importante, MacMore e tutto il suo staff, tutto il loro staff, che ha ospitato l'Opificio Zappa lunedì scorso. Ha accolto il nostro invito di collaborazione e... molto, molto bello, molto originale. Giovedì sera uscirà il podcast. Sì, sì, sì. Io invece saluto Giulia Mancada e un bacione grande a Greta D'Amano. E anche questo TG è finito. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Martedì prossimo dalle 12.30 alle 12.37, sempre con voi. Addio, amici, addio, noi ci dobbiamo lasciare, ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare.